Buonasera, buonasera a tutti voi. Quattro giorni dopo la sconfitta di Salerno, le azzurre di Andrea Soncin tornano in campo, quarta giornata di Nations League, una giornata in cui bisogna assolutamente vincere per fare punti. Buonasera a Katia Serra in studio con noi. Buonasera Giovanni. Giovanna, un saluto a tutti. E allora, dicevamo, bisogna assolutamente vincere, fare dei punti, ne parleremo tra poco. Perché bisogna vincere? Perché bisogna blindare questo terzo posto, assolutamente. Veniamo da due sconfitte che non sono state pesanti, sono state delle sconfitte indolore, ci hanno dato delle indicazioni, hanno dato soprattutto ad Andrea Soncin delle indicazioni su questa squadra che intanto ha ritrovato compattezza, e questo bisogna dirlo. Però Soncin ha chiesto un passo in più, il primo a fare un passo in più è proprio lui, perché insomma abbiamo visto già dalle formazioni che parecchie cose sono cambiate, è cambiato il modulo, una squadra più offensiva. Beh, innanzitutto certamente non è la partita più semplice oggi, perché ricordiamo sempre che le svedesi sono arrivate terze al mondiale, prime nel ranking, quindi un avversario difficile nonostante le assenze che poi vedremo. Però come dicevi, fare punti sì, perché oggi credo che per i miglioramenti che si sono visti appunto nelle ultime gare devono far scendere in campo le nostre azzurre con la convinzione che possono anche fare il colpaccio e quindi cercare di andare oltre, no, questo terzo posto, che naturalmente è l'obiettivo principale, ma perché non so sognare, e come vediamo dalla classifica, insomma, la Svezia... Stiamo vedendo, esatto. Sì, che si potrebbe anche tutto sommato puntare al secondo posto, se vogliamo. Ma no? Diciamo che sicuramente le svedesi che arrivano in formazione rimaneggiata fanno sì che oggi possiamo provare a giocarcela, e come sottolineavi, anche la scelta delle 11, che poi vedremo successivamente... Soncin ha fatto delle scelte legate a una squadra che si vuole imporre, che quindi vuole andare a prendere il dominio della partita, vuole essere offensiva, vuole costruire tante azioni gol, a differenza di quello che era successo naturalmente con la Spagna, dove invece era stata fatta una scelta più attendista e difensivista. Hai fatto bene a fare riferimento alla Spagna, perché io ti chiederei, andiamo a rivedere insieme le ultime due partite delle azzurre, queste due sconfitte a cui facevamo riferimento, che sono state due sconfitte in dolore di misura, come si suol dire, i due gol subiti. Allora chiederei alla regia, partiamo dal gol contro la Svezia, subito dalla Svezia. Sì, con il gol di Konerid, sì. che il gol che appunto sancì l'1-0 svedese nella gara di settembre, un rimpallo favorì la giocatrice che molto fredda dal centro dell'area di rigore trafisse Giuliani. Konerid che ritroveremo stasera naturalmente, perché ci sono dei cambi anche nella Svezia, ma non sì, Konerid, esatto. Ne parleremo tra poco. Rivediamo anche il gol subito dalla Spagna, dalla Hermoso, che insomma conosciamo tutti per tante altre ragioni, Katia. Sì, come vediamo dall'azione, sulla respinta di Giuliani, che era stata brava in un primo momento, poi arriva da dietro e deposita rete, un gol subito all'89esimo dopo che il fortino difensivo delle azzurre aveva resistito, ma così non è stato. Puteias, grande azione con il mancino, prova a sorprendere la nostra Laura, che era stata invece molto reattiva, ma poi sulla seconda conclusione di Hermoso nulla ha potuto. Come si sottolineava, una squadra azzurra che era scesa anche in campo con un 5-4-1, quindi molto, molto attendista, non è riuscita a sfruttare delle ripartenze per essere più pericolosa, ma appunto ci sta a perdere contro le campionesse del mondo in carica. Prima di parlare dei cambiamenti che farà adesso tra poco Soncin, visto che stiamo parlando della Spagna, vogliamo fare i complimenti a Bonmatí per il pallone d'oro vinto, assegnato proprio ieri. Sì, meritatissimo, sono stati per una volta tutti d'accordo che lei è l'ha ampiamente appunto meritato. Ricordiamo che aveva già vinto il premio come miglior giocatrice della Champions, miglior giocatrice del mondiale, e ieri sera appunto Djokovic. Io ho visto le immagini, esatto, di Djokovic mentre annunciava la vittoria. Io chiederei alla regia di far vedere intanto le immagini che arrivano dal segnale internazionale, perché le squadre stanno arrivando adesso. Possiamo stiamo vedendo l'arrivo dei pullman. Vogliamo parlare finalmente di questi cambiamenti tra le azzurre? Ci sono ben quattro cambi.
Beh, intanto sottolineiamo che Elisa Bartoli, la capitana della Roma, è in tribuna per un affaticamento muscolare, lei che era sempre stata titolare nelle gare precedenti, e poi al posto di Girelli, Galli e Bonansea, che erano partite invece dal primo minuto contro le spagnole, Cambiaghi, Giuliano, Giacinti, e dentro anche Greggi, e quindi la grande Cambiaghi, novità... piccola parentesi... parte titolare stasera. Esatto, quindi la grande novità è proprio lei, Michela Cambiaghi, che sostanzialmente è stata convocata per la prima volta in questo raduno contro le spagnole qualche minuto proprio per, diciamo così, bagnare già l'esordio, e oggi una grande responsabilità, quello di essere al centro dell'attacco delle nostre azzurre, e speriamo, e su questo sono abbastanza convinta, non si lasci tradire dall'emozione, perché per lei è un'occasione importante. In più a centrocampo ritorna Giuliano in cabina di regia e Greggi, che entrambi giocano nella Roma, si conoscono molto bene, hanno nella qualità tecnica, nel ritmo, nell'intensità delle caratteristiche per cercare di prendere il dominio della partita. Sono cambi che riguardano più il modulo, non proprio la scelta del giocatore in sé, proprio cambiando modulo naturalmente sceglie altri. Perché si imposta la partita in maniera diversa, lui l'ha anche sottolineato, a seconda dell'avversario l'Italia si adatta per cercare di sfruttare i suoi propri punti di forza. Guarda, abbiamo ancora pochi secondi, vogliamo parlare che partita dobbiamo impostare per battere la Svezia? Tra l'altro anche nella Svezia ci sono un paio di cambi. Sì, no, un paio di cambi, poi ricordiamo fuori Rolfo, fuori Urtic, fuori Rubenson, fuori Ilestedt, insomma tante giocatrici, e quindi mai come in questa occasione una Svezia rimaneggiata che perde anche tanti protagonisti abili a segnare, quindi in questo senso io credo che dovremo, vabbè, la compattezza tenerla per tutta la partita, perché quello è fondamentale, ma avere quel coraggio che anche lui tante volte ha chiesto, perché credo insomma che la qualità non manca per provare a fare una partita nella metà campo avversaria e quindi sfruttare la nostra abilità. Ora io non so, chiedo a Alessandro Gargiulo, il nostro coordinatore, chiedo se abbiamo ancora qualche secondo. Sì, possiamo ancora prenderci qualche minuto guardando le immagini in bassa frequenza, guardavo che ancora insomma abbiamo ancora qualche minuto. Allora, dicevamo, una squadra sicuramente più offensiva, tutto questo naturalmente per fare bottino, per fare dei punti, perché poi ci aspetterà l'appuntamento di dicembre e lì invece bisognerà concentrarsi, bisognerà vincere. Beh, a dicembre c'è di nuovo la Spagna, quindi insomma... Anzi, il doppio appuntamento, esatto, di dicembre. E la Svizzera, perché la reale concorrente diretta nostra è basandoci anche sul ranking e sull'attuale classifica, è la Svizzera. Quindi soprattutto non bisogna lasciare troppi punti per strada, perché ricordiamo che il quarto posto si retrocede in Lega B e quindi è fondamentale rimanere dal terzo in su. Però appunto sarebbe un sogno arrivare seconde per accedere direttamente alle qualificazioni europee. E allora le squadre stanno entrando in campo, io do la linea a Tiziana Alla e Carolina Morace, noi invece ci vediamo nell'intervallo, a più tardi, grazie. Buonasera, Malmo New Stadium, bene gli applausi, ma adesso andiamo a prenderci anche i punti. Ha parlato chiaro il CT Andrea Soncina alla vigilia, esortando le azzurre a non accontentarsi dei complimenti raccolti venerdì a Salerno un mese fa a Castel di Sangro, perché è vero che l'Italia si è arresa soltanto di misura a due superpotenze mondiali come Spagna e Svezia all'andata, ma ora bisogna fare un passo in più per continuare a crescere. E invece al New Stadium di Malmo il pubblico comincia ad alzarsi in piedi, perché le squadre sono entrate in campo e sta per scoccare il momento degli inni nazionali. Starting with the national anthem of Italy.
le svedesi, numero uno del ranking mondiale, sulla strada delle azzurre. Svedesi oggi con tante assenze pesanti e sempre i 3 punti da recuperare sulla Spagna per mantenere vivo l'obiettivo di vincere il girone. Svezia, andiamo a vedere subito con l'aiuto anche della grafica. Dunque con Musovic in porta, Bjorn, Sembrant, Eriksson e Anders in difesa. In realtà è un 4-2-3-1 come nelle abitudini svedesi, con Angeldal e Seger al posto di Rubensson, una delle assenti pesanti di questa partita in mediana, poi Connery, Daslani e Janogi, e l'unica punta è Blackstenius. L'Italia con 4 cambi, dicevamo, Giuliani in porta, Di Guglielmo, Lenzini, Linari e Boattin. In mediana con Caruso entrano Giuliano e Gregge, davanti con Bonfantini entrano Cambiaghi al debutto da titolare e Giacinti. Dunque Italia che questa sera può provare ad insidiare il secondo posto, ma rispetto a quello che dicevamo della Svezia, che invece deve vincere se vuol mantenere vivo l'obiettivo di centrare il primo posto, perché lo ricordiamo, il primo posto dall'accesso alle Final Four, che a loro volta assegneranno alle 2 finaliste i 2 pass olimpici. La Svezia è sempre stata presente alle Olimpiadi, dunque se non vince questo girone dovrà per la prima volta nella sua storia rimanere fuori. È un'Italia allora diversa, Carolina Morace, buonasera anche a te. Rispetto a 4 giorni fa abbiamo detto 4 cambi, si torna a 4 in difesa, ma disegnata così sarà probabilmente diverso anche l'atteggiamento in campo, l'interpretazione della gara. Buonasera Tiziana e buonasera a tutti. Sì, se per la partita contro la Spagna Soncini aveva optato per una squadra molto difensivista, oggi invece secondo me giocherà la partita contro la Svezia così come ha giocato la partita d'andata, quindi col pressing ultra offensivo. E adesso un minuto di silenzio per ricordare le 2 vittime svedesi degli attentati di Bruxelles, lo ricordiamo, prima di Belgio-Svezia di Nations League maschile. Landslagströjan, varav 2 personer miste livet. Den gula tröjan är en symbol för det vi vill stå för, vilket är gemenskap, respekt för allas lika värde och stolthet. Så vänligen visa era gula tröjor eller halsdukar för att hedra de drabbade och delta i en tyst minut. Di silenzio, squadre con il lutto al braccio. La Svezia aveva già ricordato appunto le 2 vittime svedesi dell'attentato di Bruxelles venerdì in occasione della partita con la Svizzera. Dicevamo, Carolina, appunto dell'atteggiamento dell'Italia quest'oggi. Sì, se per la partita con la Spagna si era optato per un atteggiamento molto prudente, molto difensivo, a mio avviso invece questa partita si giocherà un po' come è stata fatta la partita d'andata, che è vero che abbiamo perso 1-0, però non abbiamo mai rinunciato a giocare e a tratti abbiamo giocato come allo stesso livello loro. Poi è vero, non è una Svezia in piena forma, ha delle giocatrici che non sono presenti, ma al di là di quello fanno fatica a segnare, malgrado abbiano una giocatrice come Blackstenius che di gol ne fa tanti. Le assenze della Svezia, dicevamo, pesanti, non ci sono Blomqvist e Rolfo e mancavano anche nelle convocazioni di settembre. In più si sono aggiunte in questa situazione Ilsted, Hurtig e Rubensson, praticamente tutte titolari. Dunque una Svezia che, dicevamo, gioca con una pressione particolare, perché l'obiettivo delle Olimpiadi, di partecipare alle Olimpiadi come è sempre avvenuto nelle 7 precedenti edizioni del torneo olimpico, è una cosa molto sentita nel paese. Ma c'è la Spagna da rincorrere, 3 punti avanti, 3 punti dovuti alla sconfitta per 3-2 subita dalla Svezia proprio in casa con le spagnole. Svezia dunque che parte subito in avanti, il pallone allontanato da Boattin. Sulla pressione di Connery, poi Boattin prolunga il colpo di testa di Bjorn.
per Janogi, è in corsa da Caruso. C'è anche la pressione di Guglielmo, poi esce bene Bonfantini, in corsa da Anderson, va a guadagnare il calcio di punizione Agnese Bonfantini, l'unica confermata nel tridente offensivo rispetto alla gara di Salerno. Intanto, proprio a proposito di tridente offensivo, mi sembra invece che la nazionale italiana si sia schierata a due attaccanti, così come aveva fatto nella partita d'andata. Adesso vediamo se era... No. Adesso è Giacinti che va a rincorrere questo pallone, ma le prende il tempo passandole davanti Sembrant. No, è un 4-3-3 che diventa 4-4-2 in fase difensiva. Boatin subito per la rimessa laterale. Si fa vedere Greggi, una delle novità, va da Cambiaghi. Boatin, il pallone prolungato oltre la linea di fondo da Angeldal, ma l'ultimo tocco è stato proprio di Cambiaghi. Le telecamere prima del fischio d'inizio si sono soffermate su di lei. L'emozione dunque del debutto da titolare con la maglia azzurra dopo averla assaggiata per un po' di minuti nel finale a Salerno. Il diverso atteggiamento poi della squadra italiana si vede, no, nelle scelte fatte da Soncin, perché Greggi e Giuliano sono due giocatrici abili nel palleggio, quindi insomma... In questa partita vedremo anche una fase offensiva. Intanto Di Guglielmo ha fermato lo scambio fra Janogi e Anderson, guadagna qualche metro la Svezia a dirigere la partita, c'è una fuoriclasse del fischietto, la signora Stefanie Frappard, prima donna ad arbitrare anche in un mondiale maschile accaduto in Qatar a novembre scorso. Non solo quelle di gare ha arbitrato ad altissimo livello anche in campo maschile. Musovic verso Eriksson, fa vedere Angeldal, pallone però profondo, preda di Linari, poi Giuliano, Greggi, Linari. Fascia di capitano al braccio, Giuliano. Cercato il corridoio per Giacinti, era buona l'idea. Seger, la veterana 38enne svedese, capitana questa sera. Adesso Blackstenius, Greggi interrompe tutto, poi Janogi respinge Di Guglielmo. Pallonata in pieno stomaco. Si era staccata Blackstenius dalla marcatura di Di Guglielmo, che poi ha recuperato su di lei. Ancora Blackstenius a lottare, poi Janogi, e alla fine commette fallo proprio la giocatrice svedese. Calcio di punizione Italia. Già la seconda punizione che va a cercare a trovare Agnese Bonfantini in fase di ripiegamento. Boatin, Giuliano, palla per Greggi, Cambiaghi, tocco per Giacinti, ancora Cambiaghi e poi Boatin. Giuliano chiede palla e la ottiene, indietro l'appoggio per Linari, Greggi, Giuliano, Caruso nel traffico, perde palla, gliela soffia Seger, poi prosegue Janogi, torna su di lei Caruso, si prosegue, è andata sul pallone, dice Mima, la signora Frappard, poi Bonfantini, su di lei Seger, questa volta il fallo c'è, calcio di punizione da posizione molto interessante. Ed è partita anche bene la nazionale italiana, si trovano nel possesso palla, anche perché giocano molto raccolte, quindi insomma più difficile perder palla, e si trovano. La posizione
situazione molto interessante per il sinistro di Boattin da lì. Infatti eccola inquadrata, c'è anche Giuliano con il suo destro. Parlottano le due, si allontana, prende la rincorsa Lisa Boattin, si allontana anche Giuliano a nascondere le reali intenzioni fino all'ultimo secondo al portiere svedese Musovic. Va Boattin con il sinistro direttamente sulla barriera, ancora Boattin, poi Giuliano, sbaglia però Giuliano, regala il pallone a Janogi, allora può provare a rovesciare il fronte la Svezia. Anderson, palla per Janogi, il recupero di Caruso. In questo loro, le svedesi sono pericolose perché recuperano palla e verticalizzano cercando di trovarti in posizione non in equilibrio per difendere. Lo diceva ieri il CT Soncin, una squadra che gioca molto diversamente dalla Spagna, insomma molto più verticale, grande fisicità, meno qualità di palleggio ovviamente. Qui intanto Cambiaghi prende bene il passo, il cross in mezzo, Bjorn poi allontana, troppo corto, era arrivata a Bonfantini dalla parte opposta ma non poteva arrivare su quel pallone, un po' troppo timido quel cross. Ha avuto fretta di fare qualcosa, doveva aspettare ancora un pochino perché non c'era ancora la compagna in aria, quindi poteva scegliere anche una giocata diversa. Da Eriksson a Sembrant. Eriksson che è la miglior marcatrice di questa Nations League per la Svezia, due gol per lei. Greggi, Caruso, sbaglia il tentativo di addomesticare il pallone e allora Aslani, Janogi. Ritardano nella salita le compagne di squadra e quindi sono costrette a rallentare le svedesi. Greggi, Linari, con calma senza buttare via il pallone va da Di Guglielmo, attaccata però da Anderson che alla fine glielo soffia. Bonfantini, un altro intervento vincente in fase difensiva. Seger, Angeldal, Bjorn, non c'è nessuno largo a destra, Bjorn allora va in mezzo e colpisce Aslani perché voleva il pallone un po' sulla corsa, sul passo, gliel'ha recapitato sui piedi. Tribuna sono andate Baldi, Bartoli, come si diceva da studio, problema, un leggero affaticamento muscolare per lei, e poi Marinelli che ha vissuto una vigilia molto particolare perché ieri prima della rifinitura proprio qui allo stadio di Malmo ha discusso online la sua tesi di laurea magistrale in sport e management, in cui al ritorno ci sarà sicuramente le feste per la neolaureata. Qui invece ci sono delle feste minori, ma insomma apprezziamo questo calcio d'angolo regalato da Bjorn all'Italia. Primo calcio d'angolo della partita, decimo minuto di gioco, partita equilibratissima per il momento, non ci sono state occasioni da rete. Un'occhiata al piazzamento delle compagne in area di Manuela Giuliano, vicino a lei vedete c'è Greggi, ma mi sembra che l'intenzione di Giuliano sia di andare direttamente a battere in area, pallone messo fuori certo con Caruso, poi la deviazione, stava per sorprendere Musovic, la deviazione di Eriksson, altro angolo per l'Italia. E questo... vediamo dove era indirizzato da questo retroporta, era indirizzato bene sembrava, sì. Proprio sotto l'incrocio dei pali.
Ancora Giuliano, ancora pallone allontanato e ancora Caruso al volo, questa volta però colpisce male. E poi l'intervento di Bonfantini che evita la ripartenza svedese, anzi la rallenta. Poi adesso Linari su Angeldal. Pallone buono per Aslani, le passa brava davanti Lenzini, protegge l'uscita del pallone sul fondo. Brava Lenzini perché ha anticipato le intenzioni delle avversarie e quindi è andata a chiudere, ha preso vantaggio su Aslani. L'Italia che mi sembra molto attenta, molto concentrata, come è sempre stata in queste ultime uscite di Guglielmo. Giuliano, la prima intenzione, la verticalizzazione per Cambiaghi, pallone di ritorno a Giuliano che apre poi a sinistra dove sta arrivando Boattin che allunga la falcata, poi però non si capisce con Cambiaghi che aveva tagliato verso l'esterno. Il suggerimento era centrale, adesso Anderson rincorsa da Bonfantini. Di Guglielmo appoggia indietro a Laura Giuliani, autrice di una grande partita contro la Spagna. Ha fatto 3-4 parate davvero strepitose per tenere l'Italia in partita fino all'ultimo. Poi ricordiamo tutti com'è andata, il gol di Hermoso al 89esimo. Boattin, il cross per Cambiaghi, non si fida Musovic di andare in presa e allora smanaccia allontanando Conerid e poi Bjorn. Lenzini, Caruso, Giuliano, Cambiaghi, 1-2 con Giuliano, pallone di ritorno ancora per Cambiaghi, ma ha letto bene Eriksson. Boattin, Giuliano, il corridoio per Bonfantini che però era partita in posizione di fuorigioco, aveva stoppato anche bene, si stava portando il pallone sul sinistro. Bene però perché siamo in questo momento siamo più pericolose noi, riusciamo a rimanere nella metà campo avversaria. Qui è stato bellissimo il passaggio filtrante, leggermente in fuorigioco, però insomma stiamo anche guadagnando fiducia in noi stesse. Sì, l'Italia è decisamente più pericolosa della Svezia in questo primo quarto d'ora. Giuliano di prima, la verticalizzazione, rincorre il pallone Giacinti, esce Musovic fino ai confini della propria area e mette in movimento Bjorn. Angeldal, Sembrant. Il velo di Aslani per Conerid, chiude il corridoio Boattin, pallone diretto verso Blackstenius. Boattin, recupera Conerid, poi ancora Boattin in scivolata, ha chiesto subito scusa nel momento in cui è entrata in scivolata, si è resa conto che era in ritardo sul pallone. Per l'Italia c'è una diffidata in campo che è Manuela Giuliano, un'altra in panchina invece che Valentina Bergamaschi. Conerid, 2 con Aslani, non si chiude per l'intervento di Giuliano. È stata proprio la giocatrice che ha deciso la gara di andata a Castel di Sangro. Palla per Blackstenius adesso e poi Janogi, la chiusura in scivolata di Guglielmo, ancora il pallone messo in mezzo, la gira Blackstenius, la prende male. Meno male la sfiorata e quindi non è riuscita a impattarla perché era una posizione molto vantaggiosa per Blackstenius.
colpo di testa di Cambiaghi, poi allontana Biorno, si impenna il pallone, lotta Lenzini con Blackstenius, arriva Seger dalle retrovie, Caruso su di lei, Janoghi, palla per Blackstenius, capito tutto Lenzini, ancora Janoghi però, Anderson, alla fine Giuliano verso Giacinti che mette giù il pallone, attaccata da Bjorn, calcio di punizione Italia. Qui rivediamo l'occasione precedente, il salvataggio di Guglielmo, poi il pallone di nuovo tenuto vivo per Blackstenius che non ha inquadrato la porta di Guglielmo, verso Bonfantini che lascia sfilare, c'è anche Caruso, un'occhiata in area, parte il traversone per Giacinti che prova ad arpionare, alle sue spalle c'è Greggi, dentro Cambiaghi, si gira ma colpisce male, pallone altissimo. Ha colpito male, ma la scelta era quella giusta, non riesce a controllare bene il pallone e di conseguenza non riesce neanche a calciarlo bene, ma c'erano troppe maglie gialle là attorno, quindi se vedi uno spicchio di porta è giusto provarci. Janoghi, viene avanti Anderson, cioè il taglio di Blackstenius, la serve Anderson, Lenzini non la molla, costringe a indietreggiare, Angeldal sulla tre quarti, Angeldal, ma c'è Giuliano che le tocca il pallone, non è da modo di andare al tiro, poi l'anticipo di Guglielmo, Bonfantini a guadagnare un altro calcio di punizione che fa respirare l'Italia, le dà la possibilità di risalire. E lei vedi con i suoi tentativi di dribbling per adesso ha conquistato tantissimi piazzati e ha dato respiro alla squadra. Più scattante, più guizzante decisamente di Anderson. Boattin, pallone lungo, troppo lungo. Intanto il Malmö New Stadium si sembra di vedere che si sia riempito nei minuti immediatamente precedenti alla gara, riempito insomma, c'è molta più gente rispetto ai primi minuti di gioco. Caruso per Bonfantini, il duello con Anderson che le tocca il pallone, Bonfantini lo tiene vivo, lo appoggia a Caruso, tentato il dribbling Caruso, poi Janoghi evita l'angolo, mette in movimento Aslani, su di lei Giuliano e allora si appoggia indietro su Anderson, poi Giuliano in fallo laterale. Seger, Anderson intercetta tutto Cambiaghi, Greggi, Boattin, Linari, la battuta profonda, il colpo di testa di Eriksson però, Seger, Anderson, Bonfantini intercetta il pallone indirizzato a Janoghi, poi Lenzini, forse qui poteva gestirlo meglio, era pressata Lenzini. Musovic di nuovo, alla lunga, è l'anticipo di Lenzini, Seger, Angeldal, arriva Greggi a soffiarglielo, Greggi punta l'area, in mezzo c'è Giacinti, Greggi col sinistro sul fondo, non ha trovato il varco per andare a cercare Valentina Giacinti, l'ha accompagnata sul fondo Linda Sembrant. Sì, non c'erano spazi per servire la compagna, forse avrebbe potuto magari cercare l'interno e quindi cercare il destro.
un anticipo del duello che domenica si ripeterà probabilmente in campionato. Juventus-Roma riprende il campionato, sesta giornata, sarà quello il big match che vi trasmetteremo in diretta 12:30 sul canale Rai Sport, ma seguiamo adesso Anderson per Black Stenius. Firmata da Lenzini, l'ultimo tocco dell'azzurra, rimessa svedese. Bjorn, Angeldal, larga c'è Konerid. Brava Linari. Ha anticipato invece Aslani, era andata centralmente con il suggerimento, la numero 14 svedese. Linari per Giuliano. Di Guglielmo. Bonfantini. Caruso, pallone di ritorno per Bonfantini, il duello con Anderson. Bonfantini rientra sul destro, mette in mezzo un tiro cross che sorvola la traversa. Però su quella fascia sta facendo bene, Bonfantini sta spingendo molto e sta trovando sempre lo spazio o per crossare o per prendere il calcio di punizione. Quadrata Stina Black Stenius, giocatrice dell'Arsenal, comunque anche nell'Arsenal deve faticare insomma per trovare il suo spazio. Infatti molte di queste giocatrici svedesi giocano, no, in campionati importantissimi, però poi non è così semplice, no? Beh, lei, giocare con continuità. Lei sì, però, perché insomma lei gioca con l'Arsenal ed è una di quelle che insomma è considerata Giacinti intanto, prego, è considerata insomma una di quelle forti, però è vero, sono tante in giro e non tutte sono titolari, poi sai, dipende, loro hanno delle, cioè, loro sono fisicamente molto strutturate, molto alte, a loro manca la giocatrice un po' di fantasia, la giocatrice tecnica. Per cui hanno questo modo di giocare che è sempre, insomma, è sempre lo stesso, manca loro un po' di fantasia. Anche se comunque però è una spesso squadra efficace. Sì, assolutamente. Perché poi magari sai ovviamente, no, come giocano, ma contrastarle non è poi scontato. No, poi loro hanno sempre giocato a questi livelli, quindi non mollano mai. E non sembra che sappiano sempre cosa fare, hanno sempre la calma dei forti. Dicevamo, una squadra sempre presente a tutte le edizioni dei mondiali e delle Olimpiadi, 5 volte sul podio, sia ai mondiali che agli europei, 2 volte vice campione olimpica, le ultime 2 edizioni del torneo. Insomma, non a caso si sta lì in cima al ranking FIFA, che poi diciamo è determinato da tanti fattori, però i risultati. Intanto il pallone per Black Stenius, che però era partita alle spalle della difesa azzurra, segnalata dalla prima assistente Camille Soriano ed è lo di Coppola, ed è fuori gioco. E infatti, dicevamo, sicuramente questa sera c'è una squadra arbitrale di primissimo livello, e qui quadrato il CT Andrea Soncin. Vediamo, da queste immagini intuiamo che il clima è ben diverso a Malmo. Pioggia tutto il giorno, ci è stato raccontato, e sicuramente temperatura molto più bassa quella a cui sono state abituate le azzurre fino a 2 giorni fa. Linari, Angeldal, Bjorn per Aslani, si propone Konerid, la cerca e la trova Aslani, c'è un po' di spazio adesso per andare al cross, ferma tutto Linari con calma. Boattin colpisce male.
Eriksson. Sembra anche indietro a Musovic. Ormai ha ereditato, ha fatto sua l'eredità della storica numero uno svedese Lindahl, che ha abbandonato il calcio. E qui invece c'è Seger che ha superato proprio Lindahl in quanto a presenza ai mondiali, con l'ultima apparizione arrivata a quota 21. L'ex numero uno si era fermata a 20. La Caroline Seger, che detiene anche il record di presenze in nazionale, questa sera sono 239. Eriksson per Andersson, però non riesce a tenere il pallone in campo. E comunque una Svezia che non trova fluidità nella manovra di Guglielmo, con le mani in direzione di un azzurro, ma la Svezia rovescia subito il fronte. Boattin a lottare con Konerid, alla meglio la numero 17, poi Linari. Pallo ai danni di Giacinti. Greggi in palleggio verso Giuliano, Angelda però. Konerid se ne va, palla che passa, arriva da Slani, ma arriva anche Linari a fermarla. Questo invece è il CT svedese Peter Gerhardsson, carica praticamente da 6 anni. Due bronzi mondiali, un argento olimpico finora nel suo palmarès. Palla allontanata da Caruso dall'area. Cambiaghi prova a metterla giù, prova a tenerla, ma arriva Seger a soffiargliela. Bjorn. Da Angel dalla Seger. Eriksson, larga c'è Andersson, però non può affondare. Allora di nuovo da Eriksson, batte per l'inserimento di Aslani. Lenzini. Ma infatti loro hanno segnato molto sui calci piazzati, no? Poi se andiamo a vedere soprattutto col Lillestad, che oggi non c'è e che ne aveva fatti addirittura due a noi, hanno perso un po' quella caratteristica e fanno fatica, ma fanno anche fatica a costruire delle azioni da gol. Sembrant. E comunque noi stiamo giocando la nostra partita e stiamo giocando bene. Bjorn per l'inserimento di Janogi, in corsa da Lenzini, numero 7. Chiama le compagne in area, prova a servire Blackstenius, la sponda per Konerid, ha fermato tutto. The Wall, Elena Linari, Giuliano, Greggi la travolge, arrivando alle sue spalle Janogi. Linari preferisce andare indietro da Laura Giuliani. Poi va a cercare Caruso, la trova però Seger. Difende bene il pallone dall'attacco di Caruso, poi va da Janogi, la pressione di Guglielmo. Seger cerca l'inserimento centrale di Konerid, chiusa. Bjorn. Seger, ancora un pallone centrale e verticale nel nulla però,
sia la 27esima volta che Svezia e Italia si affrontano, soltanto 4 le vittorie azzurre, 16 quelle svedesi. L'ultima vittoria risale al 2018 in amichevole, 2-0. Da allora poi un pareggio in finale nell'Algarve Cup, vinta poi ai rigori dalla Svezia. Poi 2 KO, lo ricordiamo, quello pesantissimo al mondiale, quello invece di misura nella gara di andata di questa Nations League un mese fa a Castel di Sangro. Bjorn, Angeldal, Eriksson, poco movimento e dunque anche le difensori centrali faticano a impostare. E allora Sembrant torna da Musovic invitandola, non alla battuta lunga, invece le restituisce il pallone Musovic. Sembrant si fa vedere ma un po' timidamente Angeldal. Allora Sembrant prova a battere lungo, trova la testa di Linari. Bjorn, eccola Angeldal, Sembrant, Eriksson. Si propone sempre Andersson, che adesso ha spazio per cercare il fondo, va a chiudere Di Guglielmo, palla in mezzo all'area, Linari ad allontanare. Poi Angeldal in scivolata. Ancora la testa di Linari, poi Greggi prolunga. Giacinti difende sull'attacco di Bjorn. Arriva anche il raddoppio di Angeldal che le tocca il pallone in fallo laterale, la rimessa azzurra, nonostante qualche timido tentativo svedese di rivendicarla. Greggi, prima intenzione per Cambiaghi, finisce giù nel contrasto con Bjorn. Di Guglielmo prova ad andare via a Janogi, ostruzione. Completamente disinteressata del pallone, la numero 7, ha allargato anche un po' il gomito. Ineccepibile il fischio della signora Frappar, pallone di nuovo in gioco. Giuliano, Linari, Lenzini, Caruso. Un po' a memoria ha provato ad aprire il gioco sulla corsia sinistra, ma era scattata Boattin. Seger, Aslani, di lei Linari, arriva anche il raddoppio di Greggi che è vincente. Preziosissime le qualità di Greggi in una partita del genere. Boattin verso Giacinti. Fa vedere Cambiaghi, allarga Giacinti su Boattin, pronto il cross, la deviazione di Bjorn, alla fine allontana Eriksson, poi Greggi ancora, caccia del pallone Boattin, lo recupera Greggi per Cambiaghi, spalle alla porta, difficile da manovrare quel pallone. Cambiaghi adesso prova a girarsi, non ci sono compagni in appoggio, si avvicina Greggi, poi in orizzontale per Di Guglielmo verso Bonfantini. Caruso nello stretto, le azzurre, Bonfantini, chiama il pallone Di Guglielmo, la serve Bonfantini, Di Guglielmo sul fondo, era ottima l'idea. Sì, poi la nazionale italiana sembra avere più idee per come arrivare in porta, cosa che invece non sta avendo la Svezia. Ora con un po' di fortuna potremmo anche riuscire a concretizzare, perché tra l'altro tutte queste, cioè stiamo abbastanza tenendo bene anche il campo, anche nella loro metà campo, quindi questo ci deve dar sicurezza. Andersson verso Janogi, questa volta è vincente il contrasto con Di Guglielmo, ma la chiusura di Lenzini, era in agguato Blackstenius. Bjorn,
Seger, Angeldal, non la molla di un centimetro greggi. Blackstenius, la sponda per Aslani, mette giù, poi alza per Conerid. Arpione il pallone, la numero 19. Conerid, le sue finte, rientra sul destro, poi sul sinistro. Indietro per Seger. Conerid. Punta ancora Boattin, riesce a mettere in mezzo il pallone, lo ferma e poi lo spazza via Giuliano. Il fallo di Bonfantini su Anderson, visto e fischiato dalla signora Frappar. Una leggera spinta, quel tanto che bastava a sbilanciare la numero 2, ex Chelsea, tornata a giocare in Svezia. E adesso però un pallone che può arrivare, può essere recapitato in aria, tiene la linea molto alta l'Italia. Aslani batte in mezzo all'area, colpo di testa di Cambiaghi, poi Angeldale, alla fine Giuliano a liberare l'area, mette giù Conerid, ripropone. Ancora il colpo di testa, questa volta di Caruso, poi Cambiaghi, ancora Conerid a rinvigorire l'azione svedese, ma le soffia il pallone Cambiaghi, può provare l'Italia ad andare adesso in contropiede. Giacinti, brava, il tocco per Bonfantini, ottima l'idea, leggermente troppo lungo, ha chiuso Eriksson. Bonfantini poteva trovarsi nell'uno contro uno con la numero 6 svedese. Bjorn. Sembrant, Passetti si guarda intorno, indecisa, poi di nuovo indietro a Musovic. E allora batte lungo, ma c'è Binari ben appostata, prova a mettere giù Ianoghi. Arriva alle sue spalle Caruso, palla buona per Bonfantini, può provare ad affondare adesso, rincorsa proprio da Ianoghi, si ferma Bonfantini, di Guglielmo. Lenzini di Guglielmo, Greggi, ha intuito Seger, poi Blackstenius pronta a proporsi Conerid, ma arriva Lenzini a impedire il passaggio e poi Giuliano. Si allunga il pallone, si trova di fronte Bjorn. Anderson lungo verso Blackstenius, trova invece di Guglielmo. Bonfantini, Lenzini, Caruso, di Guglielmo e si riparte da Rinari. Palla per Giacinti, la posizione è buona, un'occhiata in area, non ci sono compagni, allora deve temporeggiare Giacinti in attesa che arrivi qualcuno. È arrivata Cambiaghi, è arrivata anche Bonfantini, indietro c'è Giuliano, prova a caricare il destro, colpisce malissimo, lei che la conclusione dalla distanza ce l'ha e come. Ottimo il lancio, dice Valentina. Era a metà tra un tiro a giro sul secondo palo, invece un tiro forte, secondo me è rimasta indecisa fino all'ultimo. Comunque un'Italia che ha mantenuto l'iniziativa, sì, per sì. Ora 41esimo in corso, un paio di occasioni anche abbastanza nitide, tutte colorate di azzurro, una svedese. Intanto Seger si lotta nello stretto, alla fine Angeldal subito prova a ribaltare l'azione, esce di piedi dalla propria area Laura Giuliani. Seger caccia del pallone Giacinti, poi la ferma Conerid. Sembrant,
Conerid, 1-2 con Angeldal. Ma anche Boatin è veloce. La costringe a tornare indietro. Adesso però lo spazio per il cross, può guadagnarselo Angeldal, la finta su Greggi, cross con il sinistro, il colpo di testa di Caruso a metter fuori Bjorn per Sembrant. Angeldal si rinnova il duello. E l'Italia guadagna la rimessa laterale perché l'ultimo tocco è dell'inquadrata Conerid. Intanto ci sono delle azzurre che si stanno scaldando, riconosco Dragoni, non riconosco l'altra imbacuccata. Angeldal per Conerid, troppo lungo, pallone sul fondo. Giuliano si abbassa a impostare, Greggi su di lei, la pressione di Bjorn irregolare. Boatin lascia a Linari l'incarico di battere questo calcio di punizione, pallone indirizzato verso Cambiaghi. Eriksson. Bjorn. Linari. Ad allontanare di nuovo, rincorre Sembrant, Giacinti chiama la pressione delle compagne d'attacco. E alla fine l'Italia guadagna la rimessa. Pressione vincente in questo caso. Boatin. Greggi. Cambiaghi. Parte il cross in mezzo all'area, il colpo di testa di Caruso, stretta fra due avversari e non poteva dar forza. Cinque secondi al 45esimo, credo che ci sia grande recupero, nel caso non più di un minuto, gioco che non si è di fatto mai fermato. Di Guglielmo si avvicina Giuliano. Guglielmo va da Caruso ma non la trova. Aslani. Blackstenius. Corsa da Lenzini. Aslani. Pallone indietro per Seger. Cioè Angeldal dalla parte opposta. Va da Conerid ma Boatin e mette davanti il corpo, guadagna anche il calcio di punizione. Infatti un minuto di recupero è stato concesso a questo punto. 25 secondi che l'Italia trascorrerà potendo gestire il possesso. Il calcione di Conerid sulla caviglia destra di Boatin. Se n'è andato anche il minuto di recupero. Giuliani rimetterà in gioco e immagino arriverà il duplice fischio della signora Frappar. Così è, dunque, Carolina, dicevamo, l'Italia può tentare il colpaccio e questo primo tempo ci conferma che in effetti
la partita è assolutamente equilibrata, meglio l'Italia della Svezia in questo primo tempo. Assolutamente sì, e lo dicono anche i numeri, perché come tiri totali abbiamo 11 tiri per l'Italia e 3 per la Svezia. È vero che ne sono arrivati in porta solo 2, però giocare in casa loro e comunque calciare in porta vuol dire che la partita la stiamo facendo in avanti. Anche i corner sono a favore nostro, il possesso palla a favore loro, però ripeto, è un possesso palla sterile, perché poi non hanno costruito nulla, non ci hanno mai impensierito, mentre noi abbiamo impensierito loro. E allora adesso un piccolo stacco pubblicitario, poi la linea torna allo studio a Giovanna Carollo e a Katia Serra. Noi ci risentiamo per il secondo tempo. Bentornati dallo studio Saxa 5 di Saxa Rubra a Roma. Siamo nell'intervallo di Svezia Italia, quarta giornata di Nations League, squadre sul parziale di 0-0, però è un primo tempo, Katia, che ci è piaciuto tanto. Sì, un'Italia positiva, intraprendente, che ha calciato tanto, è mancata precisione proprio per trovare la via della rete, ma siamo molto aggressive, compatte anche dietro, abbiamo concesso praticamente nulla, perché c'è un atteggiamento molto concentrato, determinato, e questo fa ben sperare per il proseguo della partita. Vediamo adesso tra un attimo gli highlights, però prima volevo chiederti, abbiamo visto quello che forse un po' ci aspettavamo, un 4-3-3, è vero, ma in puro, un po' alla Son Chin. Sì, esatto, questo, noi lo potremmo anche definire un 4-4-2 ibrido o un 4-3-3 ibrido, perché comunque lui ama giocare con due punte affiancate, in questo caso è Cambiaghi e Giacinti, e nella linea 4 da destra verso sinistra con Bonfantini, Caruso, Giuliano e Greggi, che chiaramente non è una giocatrice di fascia, ma è lei che dà la copertura sulla fascia a sinistra, e quindi attacchiamo molto a destra con Bonfantini, perché è la giocatrice dell'Inter che garantisce profondità alla squadra. Bonfantini, tra l'altro, abbiamo visto molto intraprendente, tant'è che nei primi 10 minuti 3 falli su di lei. Partiamo con gli highlights. Ecco qui, allora, questa è la prima azione, l'angolo di destro ci prova Caruso, però non riesce a centrare la porta. Sì, una Caruso che solitamente siamo abituati a vedere sempre più offensiva, oggi invece sta tenendo molto la posizione, spesso la vediamo accoppiata ad Ankedal e non gli dà la possibilità di costruire gioco. Siamo già al 13esimo, cross di Boattin e il colpo di testa di Cambiaghi. Esattamente, che non riesce a trovare lo specchio della porta, ma Boattin col suo sinistro magico l'ha cercata e soprattutto ha spinto con una discreta frequenza sulla corsia di sinistra. Andiamo avanti, siamo già al 16esimo, qui l'azione passa alle svedesi, vediamo intanto il taglio di Janogi che però trova il muro di Guglielmo e subito dopo questo colpo pericolosissimo di testa di Blackstenius. Esatto, hai fatto bene a sottolineare la diagonale difensiva di Guglielmo, che come riapprezziamo dal replay è ottima per tempismo, e poi ancora Bonfantini e Lenzini in raddoppio su Blackstenius, che per fortuna nostra non colpisce con efficacia. Torniamo protagonisti al 18esimo con Cambiaghi, che però non riesce a calciare bene, non sì, bene la palla. Esatto, in questa circostanza è stata brava a staccarsi dalla marcatura, riceve sul suo mancino il piede preferito, ma ahimè spara fuori. Allora andiamo avanti, perché al 21esimo questa volta ci prova Greggi, vediamo, però non trova spazio. Sì, è stata molto brava perché ha recuperato palla e poi con questa azione solitaria sceglie di andare a sinistra anziché a destra e non riesce ad essere pericolosa. Con le immagini stiamo andando avanti al 23esimo, è Bonfantini che ci prova dalla fascia, però tira alto sulla traversa. Sì, non si è ben capito se da lì avesse cercato la porta o voleva magari crossare sul secondo palo dove c'era Giacinti che reclamava il pallone. La stessa Giacinti, sì, poi la vediamo pochi minuti dopo, un minuto e mezzo dopo circa, a questa occasione che tra l'altro abbiamo anche sottolineato in studio, perché ci ha consentito di vedere quello che finalmente forse sono sprazzi di gioco per la squadra di Son Chin. Sì, nel replay ci certifica come molto brava Cambiaghi a tagliare e la segue Sembrant, perché appunto l'azzurra si era ben liberata e quindi questo libera il varco per Giacinti di andare alla conclusione, ma l'azzurra non riesce a essere precisa. Insomma, un primo tempo che, possiamo dirlo, ci ha visti ben protagonisti. Ci sono dei segnali di gioco che non avevamo visto invece nel match contro la Spagna. Sì, fu proprio una scelta, no? Anche affrontare le spagnole, le fortissime spagnole, in maniera differente. Oggi, come si diceva all'inizio, ci sono giocatrici di qualità tecnica, abili nel palleggio, e abbiamo confermato questo primo tempo che con le scelte effettuate abbiamo una buona capacità di fare gioco e di arrivare anche sulla tre quarti e nella zona di rifinitura, quella in prossimità dell'area, con una discreta semplicità.
ci smarriamo un po' nella fase di conclusione e su quello dobbiamo crescere. Ecco, che cos'è che non ti ha convinto di questo primo tempo, al di là delle cose positive che abbiamo visto e che abbiamo sottolineato? Ma allora, sicuramente quando calciamo in porta dobbiamo farlo con più pericolosità, perché abbiamo avuto delle possibilità dove addirittura proprio non abbiamo neanche inquadrato lo specchio e quindi... Abbiamo visto Greggi da una parte, Cambiaghi, la stessa Giacinti. Esatto, e quindi in questo, a questi livelli, insomma... Per fare la differenza devi essere più precisa e comunque abbiamo la qualità per farlo, quindi secondo me è mancata un po' la tranquillità di calciare con l'abilità di inquadrare lo specchio della porta, e questo il primo aspetto. In generale però, ecco, credo invece che alcune volte abbiamo sbagliato qualche passaggio, ma perché non si sono capite, e questo fa parte anche di un percorso, quindi ci può stare, ma certamente la prestazione delle azzurre contro, lo ribadiamo, una Svezia in emergenza ma molto forte, è positiva. Ecco, come ti è sembrata la Svezia? Perché la sensazione è che abbia, sia stata poco offensiva, non so se magari conserva le cartucce tutte per il secondo tempo. Ma allora, con loro, proprio perché sono una squadra molto fisica e anche molto esperta, non bisogna mai abbassare la concentrazione. E secondo me a centrocampo l'assenza di Rubensson si nota, perché a livello di manovra sono piuttosto prevedibili e lente. La stessa Slani, che conosciamo bene, gioca nel Milan, in quella zona di tre quarti non sta riuscendo a legare il gioco come solitamente invece fa. Poi ricordiamo, gli manca Rolfo, la stella del Barcellona, la giocatrice più forte che hanno. Avevamo detto all'inizio della partita che tutto sommato potevano non essere due assenze pesanti, e invece forse si stanno facendo sentire più di quello che pensavamo. Sì, perché comunque loro in questo girone di Nation hanno fatto solo 4 reti, e l'assenza di Ilestedt e di questa Rolfo appunto sono assenze pesanti in tal senso, perché depotenzia la squadra da un punto di vista realizzativo. Tra l'altro ricordiamo che loro due nella short list delle 30 che erano candidate al pallone d'oro, queste due svedesi c'erano, no? A differenza nostra, che invece non avevamo neanche un'azzurra candidata, quindi questo spiega il valore delle assenze che abbiamo sottolineato. Tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto all'inizio e che vale la pena sottolineare è che questi gironi servono anche alle qualificazioni per le Olimpiadi, e sappiamo che la Svezia ci tiene particolarmente alle Olimpiadi. Non a caso nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi la nazionale femminile si è classificata seconda. Esatto, per loro è una tradizione, ed è per quello insomma che vedersi secondi, no, in questo girone dietro alla Spagna, che le ha battute nello scontro diretto, è qualcosa che non è che vivono molto bene, e pertanto mi aspetto una reazione da parte loro nel secondo tempo, perché sono state troppo remissive in questa prima frazione. E allora, rientriamo in studio con le immagini, abbiamo ancora qualche secondo di pubblicità, ci ritroviamo tra poco. E allora, eccoci tornati in studio, stavamo commentando il primo tempo di Svezia-Italia 0-0, il parziale del primo tempo, un'Italia che ci ha decisamente più convinto rispetto a quello che avevamo visto contro la Spagna. E Katia, dicevamo, un'Italia che deve continuare così anche nel secondo tempo. Sì, e credo magari che... provare, ecco, concentrarsi un po' di più forse nella fase di davanti alla porta. Sì, è chiaro, dico, credo anche che la condizione atletica in generale è buona, lo abbiamo visto, e quindi mi aspetto che l'Italia resti in partita fino alla fine. Lo ha fatto anche nelle gare precedenti, e poi eventualmente ci sono sempre i cambi, no, che possono venire in supporto da questo punto di vista. Pensi che Sochin possa pensare a qualche cambiamento? Ma secondo me sì, perché abbiamo visto come lui a volte sul piano di gara poi non lo stravolge, ma fa dei cambi per mettere delle energie fresche, quindi ruolo per ruolo, e in panchina insomma le giocatrici per subentrare da questo punto di vista non mancano. Penso a Ionna, penso a Bonansea, penso a Girelli, ma ce ne sono tante tante altre pronte e disponibili. E quindi poi, come si dice sempre, le partite insomma fino a quando non finiscono si possono vincere o perdere, allora ed è per questo che la compattezza deve essere importante, mantenuta. Importante, anche quella mentale. Intanto stiamo vedendo le immagini che arrivano proprio da Malmo. E una cosa che non abbiamo detto è che l'arbitro di questa partita è la Frappar, che è un nome immenso per quanto riguarda l'arbitraggio al femminile. Sì, esatto, ricordiamo che è stata la prima donna
ad arbitrare una gara dei mondiali in Qatar quest'inverno. La Supercoppa. Ah sì, è un totem. In passato c'era Steinhaus, la tedesca, adesso è la francese protagonista. Ricordiamo solo una cosa, che la Spagna sta vincendo 2-0 nel match contro la Svizzera. Questo. Nell'altra partita 2-0 per la Spagna sulla Svizzera. La linea subito a Tiziana Alla e Carolina Morace per il secondo tempo. A più tardi. Eccoci, allora riprendiamo la linea mentre le azzurre si stanno risistemando in campo. E sì, stavamo dando un'occhiata anche noi, Carolina Morace, al risultato della Spagna in Svizzera, 32esimo 2-0, due gol nei primi 11 minuti, gol di Hernandez e di Alexia Putellas. Ma stiamo dando un'occhiata anche alla Svezia, perché esce Bjorn e al suo posto entra Lundqvist, dunque un cambio c'è e lo fa Peter Gerhardsson. Dunque con il numero 4 Lundqvist. L'Italia invece rimane com'era nei primi 45 minuti, cioè con Giuliani in porta, Di Guglielmo, Lenzini, Linari e Boatti nella linea di difesa, poi Caruso, Giuliano e Greggi con Bonfantini a fare insomma la spola tra il centrocampo e l'attacco, davanti Cambiaghi e Giacinti. Svezia che quindi con questo cambio diventa Musovic in porta, Lundqvist, Sembrant, Eriksson e Andersen. Bisogna vedere poi se Lundqvist va effettivamente a prendere esattamente il posto di Bjorn. Angeldal e Seger sulla mediana, Connery, Daslani e Janogi dietro a Blackstenius. Intanto Bonfantini prova ad entrare in area e Seger la ferma in calcio d'angolo, dunque l'Italia riparte con un corner. Sì, Lundqvist dovrebbe aver preso la posizione di Bjorn, perché tra l'altro è un gioca difensore con l'Atletico Madrid, quindi quella è la sua posizione. Eccola inquadrata con il numero 4, la vedete postata in area. La Svezia sta prendendo le misure, le azzurre, 5 maglie azzurre in area. Greggi tocca per Giuliano, il traversone allontanato, pallone Caruso tiene vivo, prova ad andare via a Lundqvist, però intuisce le sue intenzioni e protegge la rimessa dal fondo. Dicevamo dunque Spagna avanti 2-0 in Svizzera, sempre più solidamente al comando del girone, punteggio pieno, in questo momento i punti sono 12, Svezia che sta rincorrendo e deve assolutamente battere l'Italia oggi per rimanere in scia e poi giocarsi tutto di fatto nel faccia a faccia, che per la Svezia chiuderà il girone di Nations League in Spagna. Svezia che nelle prossime due partite sarà sempre in trasferta, prima in Svizzera e poi appunto in Spagna, mentre per quanto riguarda l'Italia il 1 dicembre sarà in Spagna, poi il 5 dicembre ospiterà la Svizzera. Ma intanto Giacinti, la chiusura di Sembrant, altro angolo per l'Italia. Svizzera che invece è ancora inchiodata a quota zero in fondo al girone. Greggi alza il traversone, Bonfantini carica il destro, non riesce a tenerlo basso, ma... E qui hanno fatto bene intanto a battere questo calcio d'angolo a due, perché ogni volta, anche nel primo tempo, pur se erano in due le giocatrici italiane, la Svezia ha sempre mandato solo una giocatrice. Qui Bonfantini colpisce la palla troppo sotto e quindi non riesce a dare alla stessa la traiettoria giusta. Quando si parlava insomma di... Le difficoltà dell'Italia sono anche queste, no? La precisione nella finalizzazione.
Sì, a tutte e due, allora, diciamo che all'Italia è mancata un po' di precisione, perché tantissimi tiri, insomma, su 12 tiri solo due dentro la porta, insomma, è un po' pochino. Però la Svezia ha fatto ancora meno, quindi certo. Due squadre che stanno avendo difficoltà nella conclusione. Però l'Italia sta giocando meglio, sta tenendo meglio il campo, almeno fino ad ora. Greggi, Di Guglielmo. No. Qui sbaglia proprio la scelta. Se invece aveva fatto bene Di Guglielmo a entrare per vie centrali, no? Ovviamente il difensore che attacca per vie centrali è meno pressabile rispetto al difensore che gioca sulla linea del fallo laterale. Linari, Boattin, subì la pressione di Conerid, Greggi, che svaria su tutto il fronte in mediana, alla fine l'ultimo tocco è di Lundqvist, quindi la rimessa è azzurra, si era capito bene da quella inquadratura. Cambiaghi di prima per Giacinti, le passa davanti Lundqvist, la rimessa questa volta è svedese. Conerid, Greggi però alla meglio. Boattin si va a chiudere, guadagna la rimessa laterale. Boattin verso Cambiaghi, prima per Giacinti, Seger però intuisce Caruso solo per un attimo. L'Italia è pronta a ripartire, la Svezia se ne va, Conerid allunga la falcata, adesso l'Italia è un po' scoperta, Pezzini indecisa se andarle incontro, poi Conerid anche lei sbaglia la scelta perché questo pallone è troppo arretrato per Janogi, che comunque lo tiene vivo, poi arriva però a fermarla Di Guglielmo, pallone sul fondo, questa poteva essere pericolosa. Beh, diciamo che qui è uscita malamente Linari e qui potevano essere dolori, poi fortunatamente non viene passata questa palla con tanta precisione, però insomma bisogna riuscire, perché ha fatto un'uscita molto azzardata, non ha preso la palla, è stata brava l'avversaria a allungargli la palla e aumentare la velocità. Lenzini, adesso bisogna mantenere la precisione, la concentrazione, soprattutto in difesa, la compattezza, sono due azioni che l'Italia si fa trovare un po' con le distanze non corrette. Boattin verso Cambiaghi, difende il pallone, guadagna il calcio di punizione, fa quello che deve fare in quella situazione, Michela Cambiaghi, direi un debutto da titolare per lei, finora assolutamente con pagella che sufficienza. Assolutamente, non ha avuto nessun passaggio per poter tirare in porta, per cui insomma, però lei si è data un grande affare, ha giocato di sponda bene, si muove bene anche con Giacinti, quindi sicuramente positivo. Giuliano verso Caruso che va via bene, larga c'è Bonfantini e c'è anche Giacinti che ha chiamato il pallone, ma il corridoio è stato chiuso da Sembrant. Giuliano ancora, palla sempre per Giacinti, cinturata da Sembrant, non si è lasciata andare Giacinti. Ha provato comunque a rincorrere quel pallone, alla fine la signora Frapparra ha giudicato il duello lecito, però ha rischiato Sembrant in quella circostanza. Linari, ancora Giacinti, ancora il duello con la numero 3, qui intanto ce lo ripropone
la regia. Tentativo di cintura di Sembrant, poi, che poi lascia andare Giacinti, troppo poco in effetti per parlare di calcio di rigore, e qui troppo lungo invece il pallone indirizzato verso Valentina Giacinti. Seger Angeldal, la pressione di Greggi su di lei. Conerid per Blackstenius, arriva prima, mette il pallone in mezzo, sicura Giuliani sull'arrivo di Iannoghi. Brava Giuliani, ma brava qui è stata brava anche Lenzini, perché non le dà spazio per poter passare la palla dove c'è il calcio di rigore, perché quella è la zona più pericolosa e la zona più migliore per un attaccante per attaccare la palla. Aslani, adesso Conerid per Blackstenius, palla che attraversa tutta l'area piccola dalla parte opposta di Guglielmo. Sta trovando però più facilità adesso la Svezia ad entrare in area rispetto al primo tempo. L'Italia che riesce a mantenere meno le distanze, sembra. È ancora una Svezia che non riesce però a riempire l'area di rigore. Anche adesso abbiamo visto solo due giocatrici svedesi, insomma un po' poco. Aslani per Iannoghi, in area Iannoghi, Iannoghi in mezzo di Guglielmo, tocca quel pallone indirizzato verso Blackstenius, e adesso lotta Giacinti e guadagna un calcio di punizione preziosissimo. Primo tempo, sì, un primo avvio di ripresa un po' in sofferenza per l'Italia. Qui è stata Linari. Linari, sì, non di Guglielmo. Giuliano per Giacinti, e questa è buona. Giacinti! Giacinti! L'Italia in vantaggio al 57esimo. Sì, dice Valentina Giacinti. Che lancio! Bellissimo. Il lancio di Giuliano per Giacinti, che credo si sia anche scontrata testa contro testa con una compagna qui nell'esultanza, ma insomma ci sta tutto. Ottimo, bellissimo il lancio di Giuliano, ottimo l'aggancio di Giacinti, e poi rivediamo, qui l'Italia è uscita bene. Giuliano, un'occhiata, vede Giacinti che parte il suo aggancio e poi il sinistro a battere Musovic, e l'Italia in vantaggio. E qui è stata lei molto brava ad agganciare quel tanto che basta per metterselo proprio sul sinistro. Pigra Lundqvist a non coprire la compagna, ma qui brava Valentina. Ma lei tra l'altro è una giocatrice che deve giocare negli spazi. Ricordiamo che tra l'altro nella partita con la Spagna l'unico tiro in porta l'ha fatto lei alla fine, quando è entrata. Ha avuto sul piede in quell'occasione la possibilità del clamoroso pareggio, adesso ha avuto sul piede l'occasione del vantaggio, non l'ha sciupata, l'ha fatta fruttare. 24esimo gol in azzurro per lei. E lo dicevamo, era nel primo tempo un'Italia che dava la sensazione di poter colpire, poi aveva iniziato un po' in affanno questa ripresa e invece è uscita benissimo. Che lancio però anche di Manuela Giuliano, riguardiamolo. Guarda ancora, alza la testa, perfetto, e qui vedi Lundqvist che non era in posizione più e quindi non riesce più a prenderla. Beh, non se l'aspettava nessuno il lancio di Giuliano. Un altro dei marchi di fabbrica di Manuela Giuliano. Assist per lei.
qui Aslani riconquista un pallone al limite dell'area. Aslani, un'occhiata in mezzo, Blackstenius respinge Lenzini. Anderson, palla direttamente tra le braccia di Laura Giuliani. Bravissima Lenzini in quella occasione a fermare quel pallone, poi tiro cross di Anderson. Senza problemi per la nostra portiera, dunque Italia in vantaggio. Meritatamente, assolutamente, peraltro. Sì. E adesso ancora Giacinti in agguato, stava per sorprendere Sembrant. Colpo di testa di Guglielmo, poi quello di Seger, Blackstenius prova a metter giù. Greggi subito la verticalizzazione, questa volta pecca un po' troppo frettolosa. Sembrant, larga a sinistra dove c'è Anderson, centralmente da Blackstenius. Angeldal, larga c'è Conerid. Aia. Ancora per Angeldal, pallone sul fondo. Qui ha sbagliato a calibrare l'appoggio perché l'idea era ottima. Buon per noi, pallone sul fondo e allora la rimessa. Azzurra, Linari. Verso Di Guglielmo che mette giù. Giuliano. Seger, ma intercetta Greggi. Lenzini. Lunga, colpo di testa di Anderson, però dà di nuovo a Giuliano che prova a lanciare ed esterno Giacinti. Qui Giuliano aveva campo da poter percorrere palla al piede e aspettare che un'avversaria si staccasse da una compagna, invece ha avuto fretta di servire Giacinti. Bonfantini a caccia del pallone, lo difende. Prova a portarlo in avanti, non ci sono compagne in appoggio, guadagna comunque la rimessa laterale. Sì. Guglielmo verso Cambiaghi, va da torre per Bonfantini, c'è però una spinta forse. Un altro cambio alle viste per la Svezia. Pianughi, Bonfantini, fa sentire la pressione Anderson in maniera regolare per la signora Frappà. Anderson verso Aslani. Partita con un attimo di ritardo Blackstenius, allora a buon gioco a chiudere Lenzini. Intanto è finito il primo tempo fra Svizzera e Spagna, si è chiuso sul 2-0, dunque comandano ancora i gol di Hernandez al quarto e di Alexia all'undicesimo. Di Guglielmo per Bonfantini. Un cambio invece per l'Italia, Yaya Galli pronta ad entrare al posto di Greggi. Leggi questo cambio, Carolina.
Ma Galli ha più propensione a difendere e a organizzare, mentre Giada è più partecipa più all'azione offensiva, quindi insomma dare un pochino più di equilibrio a centrocampo. Ci sono due cambi, esce Blackstenius, entra con il numero 15 Anvegaard, uscita Aslani ed è entrata Wimberg anche con il numero 8. Intanto Cambiaghi e mi pare Seger si sono scontrate con la testa. Mentre le svedesi ne approfittano per parlare tra loro, vedete, fanno una specie di time out per risistemarsi. Quadrata Valentina Giacinti che al 57esimo ha fatto fruttare al meglio, ha capitalizzato l'assist di Giuliano. Sono ancora a terra Cambiaghi. Mi sembrava Seger, ma non ci hanno dato un primo piano. Quelli c'è ancora il punto interrogativo, ne sta approfittando anche il CT Soncin per sfruttare questo mini time out. Sì, proprio lei, proprio la numero 17 svedese. Erano andate tutte e due sul pallone. Caroline Seger si è rialzata, è ancora a terra invece Michela Cambiaghi. Proprio vicino alla panchina azzurra abbiamo uno degli assistenti di Soncin che vi fa cenno. Sta dicendo anche agli inservienti con la barella di attendere. Vediamo il bernoccolo sull'orbita di Seger, con questo azzurro si è rialzata anche Cambiaghi, un po' stordita, un po' dolorante, ma sembra assolutamente in condizioni di riprendere a giocare. Si avvicina anche il quarto ufficiale, la signora Rochebillier. La regia ci ripropone ancora lo scontro. In effetti con la testa Cambiaghi è andata proprio sull'orbita di Seger. Possiamo vedere anche da qui il livido evidente, pronta ad entrare anche Zigotti Holm eventualmente, immagino, per Seger. Però non mi sembra abbia alcuna intenzione di abbandonare la sfida. Rientrano tutte e due, bene così. Intanto battuto il calcio di punizione, battuta lunghissima, pallone che si perde sul fondo, si ripartirà con una rimessa dal fondo Italia e con Cambiaghi e Seger di nuovo in campo. Di Guglielmo attaccata da Iannoghi, poi Caruso, lunga per Bonfantini, Cambiaghi, Bonfantini, c'è Anderson su di lei, Bonfantini, il appoggio corto per Cambiaghi, parte il traversone, palla che passa insicura Musovic e alla fine Angeldal allontana il pallone dall'area.
non se l'aspettava forse la portiera svedese che quel pallone passasse così senza che nessuno intervenisse. Certo che era... ha respinto quasi sui piedi di Galli. Infelice, perché insomma è una palla molto lenta. Buon per la Svezia che ci fosse Angeldal lì davanti, sennò Galli doveva solo appoggiare in rete. E adesso sbaglia Lundqvist, non è entrata benissimo la numero 4. Partita in avvio di ripresa al posto di Bjorn. Porta responsabilità sul gol di Valentina Giacinti. Eccolo, ancora il duello tra le due che si rinnova. Giacinti dietro a Boattin. Palla per Galli. Cambiaghi. Tocca male questa volta. Angeldal. Mettere in movimento Conerid. Non è troppo arretrato per Janoghi. Finisce a terra Bonfantini. Janoghi se ne va. La ferma solo per un attimo di Guglielmo. Poi Seger, Angeldal. Viene in avanti Lindqvist. Parte il traversone. Tutte a vuoto. Qui l'Italia ha rischiato perché qui la Svezia l'aveva riempita e come l'area. Non c'è arrivata Conerid sul traversone di Lundqvist. Cambiaghi finisce giù. Caruso poi che cintura Janoghi. Prova a dare coraggio alle compagne Janoghi, un gesto di incitamento mentre Angeldal sta per battere questo calcio di punizione. Affollamento massimo al limite dell'area azzurra. Fa Angeldal con i pugni, allontana Giuliani, poi il Caruso, poi Onvegord, palla ancora lì, tenta la rovesciata Seger finché Caruso allontana. Rimette ancora in avanti un tocco di mano di Onvegord visto dalla signora Frappar e allora l'Italia se la cava. Uscita di Giuliani. Poi il colpo di testa di Eriksson. Anzi no, di Wimberg. Giuliano. Palla troppo lunga per Giacinti. Colpo di testa di Sembrant. Poi Giuliano riconquista. Boattin. Lotta Sembrant. Giuliano. Verso Cambiaghi che sbaglia lo stop. Seger allora per Conerid. Janoghi. La ferma Bonfantini. Poi se ne va a guadagnare il calcio di punizione. Preziosissima Bonfantini quest'oggi in fase di disimpegno. Sì, perché riesce a mantenere la palla, riesce a fare, a fintare e riesce sempre a farsi fare fallo. Se c'è qualcosa a queste squadre nordiche, a loro manca sempre quell'agilità che invece abbiamo noi, perché manteniamo il possesso palla, perché usiamo la tecnica evidentemente in maniera anche diversa. Linari, pressione di Wimberg, allora la battuta profonda verso Giacinti, Galli, ancora Giacinti, poi Caruso,
Giuliano verso Bonfantini, riesce però a tenere il pallone in campo, un pallone non facile da controllare. Contro Caruso, che esce bene dal doppio confronto. Seger, Angeldal per Conerid, troppo lungo Lenzini. Allora Caruso, Bonfantini, anzi era Boattin prima, pardon, Eriksson. Non è uscito. Non era uscito. Sì, era uscito, per fortuna. È infatti quello che dicono le svedesi. Sembrava che non fosse uscito. Ma hanno ragione. E l'ultimo tocco a quel punto era proprio di Guglielmo. Sì. Comunque, il primo assistente invece si è distratto. Era uscito, bene così. E adesso Cambiaghi lo tiene in campo. Caruso! E guadagna l'angolo. No, non guadagna l'angolo. L'ultimo tocco è suo. E ancora Eriksson che se la prende ancora con la signora Camille Soriano. Aveva tutte le ragioni del mondo, mi sento di dire. Boattin. Loro hanno sempre questo modo di verticalizzare il gioco, però se hai le punte veloci è un conto. Se ti mancano qualche titolare fai fatica. Linari, sue finte su Anvegord, poi Lenzini. Di Guglielmo per Linari, che a questo punto non si fida di proseguire nel tentativo di impostare dal basso. Rimessa laterale regalata alla Svezia, esce bene Boattin, guadagna il calcio di punizione. Calcione di Wimberg. Batte lungo Sembrant, Giuliano, caccia del pallone Galli, ma in anticipo Lindqvist, in vantaggio lei. Angeldal, scivola Angeldal, in qualche modo recupera poi Sembrant. Conerid, viste poi Angeldal da terra, però arriva prima Giuliano, va verso Bonfantini, mette in mezzo il fisico Anderson, insiste Bonfantini e recupera il pallone, bravissima. Caruso, Di Guglielmo, prova ad andar via, ci riesce Ayanoghi. Lascia giocare la signora Frappari, rimangono a terra Di Guglielmo e Cambiaghi, recupera il pallone Galli. Rimasta a terra Di Guglielmo, si è rialzata Cambiaghi e allora Galli mette fuori. La caviglia di Guglielmo è rimasta presa nell'intervento in scivolata di Ianoghi sul pallone. Si è rialzata, sebbene dolorante, Lucia Di Guglielmo. Adesso è pronta ad entrare anche Jacobson, ma sono pronte anche Ionna e Bonansea. Vediamo se è già il momento dei cambi. No, perché il gioco intanto è ripreso.
finisce a terra Cambiaghi. Protesta la signora Frappar, lasciala proseguire. Eccola Cambiaghi che si è rialzata. Adesso ancora la pressione su di lei di Eriksson. Scivola Cambiaghi, perde il pallone. Adesso può essere buono per Wimberg. Lo rincorre Conerid. In scivolata Linari e poi Lenzini. E anche Lenzini e Linari hanno fatto un'ottima partita là dietro. Conerid, parte il traversone. Boatin in angolo ed è il primo angolo che guadagna la Svezia, anche questo è un dato da sottolineare. Siamo giunti all'80esimo. Siamo al momento dei cambi, sì, allora esce Conerid ed entra con il numero 10 Jacobson. Partita titolare, l'ultima partita contro la Svizzera. Non è ancora il momento invece per gli altri due cambi azzurri. Tutte nell'area piccola, davanti a Laura Giuliani, va a battere Anderson. Palla in mezzo, c'è la pressione irregolare su Laura Giuliani, la vede la signora Frappar. E allora si riparte con il calcio di punizione per l'Italia. Evidente come sia stata ostacolata Laura Giuliani da Anvegor. Eccoli i cambi. E allora esce con Giacinti. Mentre è rimasta a terra. Eccola Valentina Giacinti. La sua partita è finita. L'arbitro le dice di uscire dal lato corto per perdere meno tempo possibile. E sembra di aver sentito il nome di Bonfantini dallo speaker. Intanto qui la regia accompagna l'uscita di Giacinti dal campo riproponendo il suo gol, quello che sta decidendo la partita. Eccola Barbara Bonansea in campo. Vediamo, è entrata anche Glionna. Vediamo, sì, proprio al posto di Bonfantini. Non cambia nulla, ovviamente, dal punto di vista tattico. Forze fresche in campo per difendere questo gol di vantaggio. Portare a casa questa vittoria che sarebbe bellissima e meritatissima. Pallone che spiove dalle parti di Seger, la prende proprio lei. Poi Lenzini a caccia del pallone Caruso, arriva prima Janoghi, ma porta il pallone in fallo laterale. E abbiamo visto di sfuggita nell'inquadratura l'abbraccio, il 5 che Giacinti si è scambiata con Soncini, complimenti del CT per lei. Cambiaghi prolunga per Bonansea, Donna non ci arriva, arriva prima Sembrant. Seger di testa, caccia del pallone Anvegor, non ci arriva. Linari appoggia indietro a Giuliani, va a trovare perfettamente Glionna. Di Guglielmo, pallone sporcato, e allora di nuovo la Svezia. Seger che verticalizza subito, palla per Wimberg, chiusa in angolo da Lenzini. Qui bisogna stare attenti perché l'Italia era in possesso del pallone. Un errore in fase di appoggio. Però vedi, ci rimettiamo subito bene, non vogliono subire gol assolutamente, si vede. Secondo angolo dunque per la Svezia. Va a battere Angeldal.
sul primo palo. Colpo di testa di Cambiaghi, si rimane lì. E attenzione, perché qui è l'unico momento in cui la Svezia può essere pericolosa. Non ne avevamo concessi praticamente fino a un paio di minuti fa di angoli. Adesso Angeldal, palla nell'area. Oddio. Allontana Giuliani. Janogi. Galli a lottare, a guadagnare il calcio di punizione. Bravissima Giuliani ad allontanare la minaccia. L'aveva presa Eriksen. Disturbata anche da Anvegård. Giuliani con il pugno ha allontanato il pallone. Giuliano, Boattin, Linari. Ecco, più di 5 minuti al 90esimo, palla che passa, non ci arriva Bonansea. Seger, Eriksson. Lungo ancora, prova a metter giù Anvegård, riesce fortunatamente a servire sulla corsa Janogi. Profonda possibile, colpo di testa di Anderson ed è pronta ad entrare anche Kafaji, posto proprio di Janogi. Seger resiste. Sì. Ha cambiato tutto l'attacco Gerardsson. Per il momento inutilmente, speriamo ardentemente che continui così. Adesso l'errore di Anvegård, troppo largo questo cambio di campo, Jacobson non ci può arrivare. Ovviamente la Svezia alza la pressione adesso in questi ultimi minuti, 4 al 90esimo, e poi il recupero comunque sarà lungo perché oltre a tutte le sostituzioni ricordiamo che il gioco è rimasto fermo a lungo per lo scontro fra le teste di Cambiaghi e di Seger. Non dico che mi aspetto 10 minuti, ma sicuramente più di 5. La signora Frappard che invita Bonansea ad indietreggiare, mentre ecco, lo vedete, Cambiaghi ha bisogno ancora di essere medicata. Io non so se è la ferita di prima o se ha ricevuto un altro colpo, però credo che fosse quella di prima perché il colpo l'aveva preso proprio lì. Quindi Italia momentaneamente in 10, deve difendere su questo calcio di punizione la signora Frappard. Ecco, allora entra Girelli e a questo punto credo proprio al posto di Cambiaghi. Certo, sì. Vuole correre rischi Soncin, proprio Caruso ad allontanare e Kafaji a tentare la battuta al volo. Giuliani, disturbata Girelli, si prosegue però Bonansea, poi va giù, calcio di punizione Italia. E cartellino giallo per Eriksson, che è andata senza troppa neanche convinzione a scusarsi
con l'avversaria per questa entrata molto dolorante. Tra l'altro era diffidata Eriksson, dunque salterà la prossima partita. Molto dolorante Bonansea, rivediamolo. L'ha preso la caviglia. Ha preso piena la caviglia, certo. Compagne anche preoccupate intorno a Bonansea, cercano di farle coraggio. Vedo però il sorriso di Guglielmo, dunque non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante. Preoccupante è che si prolungherà ulteriormente il recupero a questo punto. Quadrato Petter Gerhardsson, CT svedese, mentre Bonansea ancora a terra. Soncin che dà indicazioni per accertarsi che in questi ultimi minuti funzioni tutto a dovere. Si è rialzata Bonansea, siamo praticamente al 90esimo, dunque la curiosità adesso è di capire quanto ancora ci sarà da giocare. Da stringere i denti, da non dico neanche resistere, perché comunque no, l'Italia stiamo non sta giocando. Esatto, no, non sta subendo l'assedio svedese. Caccia del pallone Angeldal, Lundqvist per Kafaji, interviene però Linari. Angeldal rispedire in avanti verso Anvegord. Boatin mette giù Girelli, attaccata, raddoppiata, alla fine il raddoppio svedese è vincente. Adesso si lotta ovviamente corpo a corpo su tutti i palloni. Jacobson ora prova a mettere dentro il cross, Giuliani sicura a bloccare. 8 minuti di recupero infatti. Metà di un tempo supplementare, partita che è ancora molto lunga. Pallone che spiove dalle parti di Lyon, la tocca Anderson, la rimessa è azzurra. Intanto la Spagna è andata sul 3-0 nella ripresa, gol anche di Mendes. Di Guglielmo con le mani più lontano possibile verso Bonansea, che prolunga, alle sue spalle c'era Lyon, ma è arrivata prima Anderson. Giuliano per Lyon, tiene in campo il pallone, arriva Caruso. Peccato, forse non ci ha creduto, ma si è seduta nel momento di calciare la palla e quindi la palla ovviamente si è alzata. Qua brava Lyon a metterla dentro, si è un po' seduta. Ha avuto la possibilità di chiuderla Arianna Caruso. Se ne sono andati 2 minuti degli 8 di recupero. Sembrant ad attaccare la sua compagna di squadra di club, Girelli. Eccola Girelli, si rinnova il duello, Sembrant la ferma. Seger, poi Galli per Bonansea, rientra dal fuorigioco Lyon che sta lì a galleggiare, a cercare il momento giusto per chiamare il lancio, ma è la Svezia che arriva in avanti in scivolata. Linari a fermare Jacobson. Dai. Alla messa giù da Angeldal, la battuta. Non riesce ad evitare l'angolo Giuliani. Il primo errore della sua partita.
l'ha ingannata il rimbalzo su un pallone che sembrava di facile lettura. Dunque angolo per la Svezia, il quarto. Suona di nuovo l'allarme rosso nell'area piccola. Sempre Anderson a posizionare il pallone sulla lunetta. Palla numero 2. Palla in mezzo! Mamma mia. Salva sulla linea Caruso. Pallone che adesso Wimberg rimette in gioco. Si salva l'Italia. Anderson per Angeldal. Lenzini ha respinto. Lyon adesso prova a rompere questi ultimi minuti di assedio, perché si sta trasformando in un assedio all'area azzurra. Calcio di punizione Svezia. Fallo su Anvegård. Intanto qua rivediamo cosa era accaduto, il salvataggio sulla linea di Caruso sul colpo di testa di Eriksson, mi è sembrato. Sì. Sì. Mani nei capelli delle svedesi. E adesso è salita anche Musovic, addirittura mancano 3 minuti al termine. Ma anche la portiera svedese in area. Ancora non si può riprendere il gioco perché la signora Frappard deve dire qualcosa a Lenzini e a Jacobson. Mentre Lyon fa segno alle sue compagne di salire, di non portare troppo dentro l'area le svedesi, va Angeldal, il colpo di testa, e questo era a colpo sicuro di Sembrant. È arrivato il pareggio. Erano queste le uniche situazioni da temere dove la Svezia poteva essere pericolosa, ed è arrivato il pareggio di Sembrant, davvero un peccato colossale. Ti posso anche dire una cosa, che secondo me non era calcio di punizione, guarda un po'. Peccato, perché secondo me il calcio di punizione non c'era, qui sono alte, difficile difendersi. Vedi che salta tra Giuliano sola, e Caruso. Se la sono persa completamente. È davvero un grandissimo peccato, perché a parte questi ultimi minuti di assedio anche abbastanza confuso delle svedesi, l'Italia stava gestendo benissimo quel vantaggio. Scusate, che queste sono squadre che non mollano mai, perché sono abituate a stare lì, sono abituate a vincere. E adesso bisogna stare attenti. Anvegård, palla in mezzo. E poi sì, la può prendere. Non era una giocata quella di Boattin. Qualche protesta. Vediamo anche da qua. Ha provato ad andare sul pallone Boattin. Non era un retropassaggio. Angeldal, Kafaji. Recupera di nuovo palla l'Italia. Caruso stesa, cartellino giallo per Kafaji. Venti secondi al termine. L'Italia gestisce questo pallone. Giuliano. Galli, Boattin, ora un pallone in mezzo all'area per Girelli. C'è la posizione però di fuorigioco di rientro, aveva fischiato la signora Frappard, dunque
pallone deve essere rimesso in gioco correttamente. Recupero ulteriormente prolungato, dunque la Svezia può ancora gestire un ultimo pallone, colpo di testa di Guglielmo, ma arriva adesso il triplice fischio della signora Frappar con Caruso che si lamenta perché l'Italia poteva andare... C'era Bonansea da sola. Sì, infatti poteva andare a gestire quest'ultima possibilità di attacco. E niente, comunque finisce così 1-1 Carolina Morace. Siamo qui comunque a rammaricarci di un 1-1 in casa della Svezia. Assolutamente, questa è una partita che abbiamo giocato alla pari con una delle squadre più forti. Un peccato alla fine, sapevamo che erano forti, però insomma un pareggio che va bene. E allora noi chiudiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Rai 2.